Buonasera e benvenuti al quarto incontro del corso che avrà come tema fraternità e cura. Questa sera siamo con il professor Marco Ingrosso che insegna sociologia generale e sociologia della salute presso l'Università di Ferrara, dove dirige anche il laboratorio Paracelso, studi sociali sulla salute, la cura e il benessere. Si occupa inoltre di promozione e comunicazione della salute, analisi delle professioni e dei servizi sociosanitari, studi sulle definizioni di salute e forme della cura contemporanee. Prima di passare la parola al professore, giusto due osservazioni. Quello che dirò peraltro si pone in diretta continuità con quello che abbiamo appena visto, il tema del corpo malato, come bisogna trattare il corpo malato e quale deve essere la sua relazione con il terapeuta, all'interno appunto del contesto di fraternità e cura. Innanzitutto vorrei sottolineare che accostare questi due termini non è poi così scontato. Viviamo infatti in un'epoca in cui la cura è stata sottoposta a un processo di professionalizzazione. È diventata cioè un mero tecnicismo scevro di affettività e molto spesso purtroppo eticità. Inoltre il mondo in cui viviamo è il mondo dell'individuo, basti pensare al narcisismo che dilaga in tutte le sue espressioni, in primis attraverso i social network, e che celebra il trionfo dell'ego, del qui e ora incurante dell'alterità. Cosa può fare dunque la filosofia per riavvicinare questi due concetti, fraternità e cura, per rendere cioè la cura una relazione sociale che si occupi dell'alterità in modo fraterno? Il contesto medico appunto sembra quello che meglio si presta a una simile discussione. Mi viene in mente ad esempio un medico statunitense, Edmund Pellegrino, il quale sottolineava che la medicina è la più umana tra le scienze e la più scientifica tra gli studi umanistici. Una caratterizzazione duplice, quindi quella della medicina che è il contesto di cura per eccellenza e che, come ha notato Michel Manson in un eloquentissimo testo che si intitola «Perché la medicina non può essere una scienza», differisce da tutti gli altri saperi per il fatto di essere essenzialmente legata alla prassi e per avere fini morali. Focalizzarsi su questi due aspetti ci aiuta a capire la complessità della medicina e anche la complessità del concetto di cura, un concetto che non potrà mai essere compreso appieno da un approccio meramente scientifico e oggettivante. Il piccolissimo contributo che mi propongo di dare oggi è quindi una proposta che si colloca all'interno del contesto delle cosiddette medical humanities, una proposta cioè di medicina come luogo in cui, a determinate condizioni ovviamente, è possibile accostare il concetto di cura al concetto di fraternità. A partire dal XX secolo è infatti possibile registrare un mutamento dell'epistemologia medica, un mutamento che potremmo anche leggere come una sorta di ritorno alle origini. Così come già Ippocrate infatti affermava la necessità da parte del medico di essere in possesso di virtù quali la duche e la sofrosune, giustizia e saggezza, poiché il suo era il più intimo contatto con un altro essere umano, allo stesso modo nel pensiero contemporaneo si fa strada un interesse crescente nei confronti del tema del corpo malato, però inteso nella sua totalità, necessitante quindi di un'analisi complessiva e dinamica da parte del medico. Lo sguardo anatomico e oggettivante ha iniziato a essere percepito come limitato, come riduttivo, e ha iniziato ad affermarsi la necessità di uno sguardo più ampio sul paziente e di un allargamento dell'orizzonte di interesse alla dimensione vissuta della malattia, intesa non più come semplice disease ma piuttosto come illness. Mi spiego meglio, si è passati da una concezione di malattia in senso puramente biomedico, quindi come qualcosa di analizzabile per mezzo di parametri di natura fisico-chimica, appunto disease, al tentativo invece di comprendere la patologia in quanto esperienza soggettiva, illness, vissuta dal malato, dal paziente. E questo allargamento epistemologico comporta non solo considerazioni di ordine etico, poiché il paziente trova il suo riscatto in un certo senso, perché è considerato una persona con una propria autonomia, ma anche questioni di efficacia clinica, perché l'analisi oggettivante distaccata ha ceduto il posto
ha uno sguardo olistico sulla malattia. E in questo senso la medicina non si limita a spiegare, ma comprende il significato multidimensionale del corpo, un corpo che viene inteso come soggetto nel mondo. Ed è interessante notare che già un filosofo come Merleau-Ponty sostenesse che la maniera appropriata di trattare un soggetto non è né quella di considerarlo alla stregua di un organismo malfunzionante, né tantomeno considerare la medicina esclusivamente attraverso una prospettiva disincarnata in prima persona, poiché è necessario invece considerare il paziente una coscienza presente in ogni tipo di manifestazione, in quanto, cito, l'unione dell'anima e del corpo non è suggellata da un decreto arbitrario fra due termini esteriori, un oggetto, l'altro soggetto. In ogni istante essa si compie nel movimento dell'esistenza. E l'unità tra la ragione somatica e la ragione psichica risulta in questo senso inscindibile, e di conseguenza anche la relazione terapeutica si configura alla stregua di un processo nel quale è possibile assistere all'allargamento degli orizzonti assistenziali, degli interventi, che si trasformano da cura biologica a cura olistica. E anche in questo caso il vocabolario inglese ci viene in aiuto, perché esistono due traduzioni del termine curare. To cure è sinonimo di una guarigione che avviene per mezzo di tecnologie mediche specializzate, che appunto considerano il malato un organo malfunzionante, una macchina, il corpo macchina. To care invece significa prendersi cura dell'altro in senso globale, tenendo conto non solo appunto la sua dimensione biologica, ma anche la dimensione affettiva, etica e relazionale. Considerare il soggetto malato un corpo vissuto, per cui la patologia non affligge i singoli organi, ma il corpo nella sua dimensione esistenziale, implica un'accezione di cura come to care, oltrepassando il semplice to cure. Inoltre, porre l'accento sull'aspetto esistenziale della patologia implica la necessità di compassione da parte del medico, che non deve semplicemente comprendere, ma essere comprensivo, mettendosi nei panni dell'altro. E in questo senso la medicina diventa cura fraterna, diventa una disciplina morale. Inoltre, una cura che prenda in considerazione anche l'affettività e la relazionalità dell'altro deve considerare l'aspetto psichico, perché risulta fondamentale nella guarigione. Prendere in considerazione il contesto, cercando di adattare l'ambiente della degenza alla personalità del paziente senza doverlo necessariamente medicalizzare. Dovrà inoltre contestualizzare gli strumenti clinici in modo da aumentare la loro efficacia, in modo anche da poter far sì che questi vengano accettati più facilmente da chi è in cura. E inoltre dovrà creare quella che è una sorta di relazione empatica tra medico e paziente, ovvero una prospettiva condivisa sulla malattia che possa aiutare entrambi a comprendere meglio cosa sta vivendo chi è in cura. Considerare l'esperienza vissuta del paziente permette infatti di trasformare il rapporto che il medico intrattiene con esso da mera oggettivazione a esperienza intersoggettiva. Mentre la medicina classica, che appunto aveva uno sguardo obiettificante sul malato, astraeva dalla persona e riduceva il paziente a un'entità biologica tra le altre, come può essere una cellula o un muscolo malfunzionante. Invece l'instaurarsi di una relazione empatica permette anche la riconsiderazione della medicina come pratica etica. Sebbene infatti venga sottolineata l'essenziale ineffabilità dell'esperienza della sofferenza, considerare il paziente un soggetto, oltre che un mero oggetto di studio, aiuta a non naturalizzarlo completamente. Si crea quindi una prospettiva in seconda persona che enfatizza non solo l'individualità, la personalità del paziente, ma anche l'umanità del medico. E questo rapporto si può definire anche come uno scambio tra soggettività, poiché da un lato il medico sì, comprende che chi ha di fronte non è una macchina, ma un individuo senziente, una persona che sente.
però anche chi è in cura gode della possibilità di condividere la propria esperienza al meglio, in modo più sereno, e anche di rivalutare il proprio punto di vista. In che senso? Avere una visione olistica della malattia, per cui il corpo malato non è né considerato una macchina da parte del medico, ma d'altro lato non abbiamo neanche un'analisi concentrata esclusivamente sulla dimensione emozionale, ma abbiamo un'analisi complessiva, permette sia al medico di rivalutare altri aspetti che non solo semplicemente gli organi malfunzionanti, ma anche chi è in cura scopre a sua volta di essere oggetto oltre che soggetto. E questo si rivela utile nel caso di lesioni cerebrali, quando la causa del nostro dolore non è visibile, ma anche in malattie più complesse, come può essere ad esempio l'anoressia. Quindi stabilire le basi fisiche della propria sofferenza, del proprio dolore, può in questo senso aiutare il malato ad affrontare il suo stato e ad accettarlo meglio. In questo senso, citando Jaspers, la medicina si fa concreta filosofia, poiché oltre ad avvalersi di abilità tecniche, strumenti tecnici e sapere scientifico, si fa portatrice di quello che possiamo definire un ethos umanitario. E questo approccio non tende a stigmatizzare chi sta male, a stigmatizzare il malato, ma, come suggerisce anche la filosofa Martha Nussbaum, tende piuttosto a rivalutarne la complessità e la ricchezza emozionale. Quindi, affinché fraternità e cura vengano finalmente associate, è necessario uno sviluppo etico e politico adeguato che sia in grado di oltrepassare attraverso strumenti che vanno oltre la strumentazione medica, che sono strumenti come l'empatia e l'immaginazione, siano in grado appunto di oltrepassare facili etichettamenti e sterili tecnicismi obiettivanti. Io vi ringrazio e lascio la parola al professore. Beh, grazie, mi inserisco in questo ragionamento, magari anche ampliandolo un po', nel senso che non parlerò solo di medicina in senso stretto, ma di cura in un senso più ampio del termine. Ma prima di tutto volevo, insomma, esprimere la mia contentezza, diciamo, per essere una volta tanto a Parma, perché sono un parmigiano in libera uscita da tanti anni e c'è tante persone del pubblico che ho ritrovato, insomma, dopo diversi anni che non ci si vede, proprio per questo essere mia, essere in trasferta. Quindi mi fa piacere, diciamo, tornare sui lidi parmigiani proprio per questo motivo, e anche su questo tema, che è un tema che mi è molto caro, su cui ho lavorato molto, diciamo così, negli ultimi anni. E prima di entrare però proprio nella relazione, io credo che valga la pena di fare un commento sul filmato che abbiamo vissuto. Ecco, devo dire che l'abbiamo scelto un po' indipendentemente, ma quando l'ho saputo, diciamo, mi ha fatto molto piacere, perché appunto, ragionando intorno alla cura, avevo visto tutta una serie di opere, e alcune ve le ho segnate, sia di tipo alto, fra virgolette, sia del tipo, chiamiamolo, più divulgativo, come proprio il motivo della cura di Franco Battiato, che trovate lì nelle pagine appunto che vi sono state, credo, consegnate all'entrata. Questo film io credo che sia una testimonianza molto interessante e molto specifica della cura, perché il parla con lei avviene, avete visto qualche fotogramma velocemente, io credo di aver capito che c'era l'inizio del film che inizia e finisce con un balletto di Pina Bausch che appunto esprime in qualche modo il tema delle due donne che poi dopo cadono, e nel film appunto ci sono due donne in coma e ci sono due uomini che si prendono cura di loro, o perlomeno, diciamo, sono uno è un compagno, l'altro è l'infermiere, abbiamo visto, ma sono due modi diversi. È l'infermiere che
nel modo che nessuno si aspetterebbe, parla con questa persona in coma, la tratta come una persona pienamente vivente, stabilisce con lei una relazione, diciamo, simmetrica, possiamo dire, una relazione di scambio, di reciprocità, la tratta come una persona a tutto tondo, mentre l'altro uomo, l'infermiere Benigno, e l'altro si chiama Marco proprio, vede nell'amata persa una persona su cui piangere, ma su cui non c'è più niente da fare, su cui non si sa che cosa fare, mentre Benigno dice prova a parlare con lei, cioè prova a trattarla in un altro modo, perché questo cambia proprio la relazione di cura. Allora, questa, diciamo, questa sorta di profezia che poi porta a un ribaltamento della situazione, a una ripresa della vita, mi sembrava molto interessante, appunto perché dà una chiave di una cura diversa dalle cure prevalenti del passato, che erano più di tipo nel negativo paternalista, o se vogliamo comunque del tutto asimmetrica, la cura del padre, la cura della madre soprattutto, quindi una cura, uno diciamo imperativa e l'altra magari fusionale. Ecco, qua è una cura più di tipo fraterno che viene annunciata come segno dei nuovi tempi e come segno di un risveglio che può portare a una nuova storia. Ecco, quindi mi sembrava che questa opera effettivamente fosse interessante, poi anche nella specificità del vedere i due uomini come curanti, invece che, diciamo, l'immagine più solita e più tradizionale della donna, appunto, come per le sue capacità di cura, per la sua sensibilità di cura. Ecco, la presentazione che farò oggi, diciamo, parte da una prospettiva storica, ecco, perché, come è stato detto, oggi siamo un po' in crisi con la cura, cioè siamo in un'epoca in cui la cura è, diciamo, quasi persa, non c'è un investimento forte sulla cura, così come invece altre epoche, a loro modo, e lo vedremo, diciamo, in modo diverso, hanno fatto. Ciò nonostante, diciamo, proprio perché questa cura, che è così importante comunque, come diremo, ha bisogno di essere rivitalizzata, ha bisogno di investimenti etici, affettivi, tecnologici, di tutti i generi, ecco, vedremo poi nell'ultima parte come arriviamo vicino a noi. Questa esigenza, diciamo così, di un bisogno di una nuova cura, chiamiamola così, di una nuova tipologia di cura, che appunto è una cura che ha a che fare, io credo, molto col fraterno, e che è una cura che ricompone dei pezzi che si sono dispersi, come abbiamo sentito, appunto la cura tecnica, la cura dell'assistenziale, ma anche l'autocura, la self-care, e la cura etica, la cura professionale, la cura non professionale. Cioè noi abbiamo effettivamente un'articolazione composita oggi in cui il problema è la fatica di stare insieme, la difficoltà di stare insieme, la mancanza di linguaggi, di cooperazione per creare, potremmo dire, dei sistemi di cura più complessi, compositi e adeguati. Nell'ultima parte, appunto, cercheremo di tracciare brevemente un po' questo possibile modello futuro. Ecco, partiamo dal fatto perché parliamo della cura. Perché la cura è un dato antropologico, per così dire, imprescindibile. È un dato di partenza del nostro venire al mondo. Perché veniamo al mondo, appunto, in un modo quasi, direi, incompiuti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci tenga in braccio, che ci dia da mangiare, che ci lavi, che abbia cura non solo del nostro corpo, di tutto il nostro essere, che si metta in contatto con noi, che parli con noi, ecco, le madri, i padri, i familiari, i nonni, eccetera, che parlano, che si prendono cura di questo bambino.
E poi questo bambino ha un lungo periodo evolutivo, quindi possiamo parlare anche di cura educativa. Qua ci sono un sacco di insegnanti che di cura ne hanno spesa tanta, insomma, per i loro figli e per i loro studenti, scusate. Cioè appunto questo essere vivente che noi siamo ha bisogno di un lungo periodo di incubazione, di cura, di attenzione, di sollecitudine, come dice Ricoeur. Quindi abbiamo la necessità di questo periodo, ma poi passiamo, se in qualche modo ci è stato passato quel testimone, no, che c'era nella foto iniziale, passiamo all'autocura. Ecco, anche questo tema dell'autocura, che è un tema che si sente declinare, diciamo, in forme più da fitness, ma che è un fatto profondo, che come vedremo ha delle radici storiche della classicità e con percorsi sotterranei tortuosi arriva ancora oggi, e che è molto importante, che distingue molto, diciamo, una capacità delle persone in qualche modo di percorrere i cammini della vita e anche di farsi aiutare dalle strutture, dalle professioni a disposizione, oppure meno. C'è infine o in penultimo, ho messo qui tutto il tema sicuramente della perdita di autonomia che la malattia, la disabilità, il malessere, le varie forme di disagio possono dare, che alimentano, diciamo, tutta la parte più professionale, corposa, ma non solo, perché di fronte a questi temi che toccano la vita di ciascuno, appunto, siamo messi in discussione, ma anche i familiari, anche noi stessi, tutta la vita viene riformulata, ripensata di fronte a queste sfide che sono inevitabili della vita, no? Per cui ci saranno, sentiremo, per esempio è stata citata la Martha Nussmeier, che appunto dice molto del nostro vivere è un vivere che non è, diciamo, nell'immaginario autonomo della libera scelta, eccetera, come i teorici, diciamo, della giustizia hanno pensato, soprattutto nella nostra società, ma è anche un vivere che alterna periodi, appunto, di dipendenza e di minor dipendenza, ma sempre essendo in relazione con gli altri, in parte sempre dipendiamo anche dagli altri. Quindi diciamo, la cura fa parte della giustizia, perché deve essere considerata tutta questa parte, diciamo, di vita che è lunga o meno lunga, ma che certamente ci coinvolge tutti, soprattutto poi pensando ai tempi della vecchiaia, del decadimento, e oggi siamo anche in una società, appunto, in cui sappiamo anche numericamente o problematicamente come questo sia estremamente importante. Ecco, allora proviamo questa idea di cura ampia in varie età della vita, in vari momenti, con varie forme, a declinarla nel tempo, e sappiamo che le società antiche diciamo consideravano la principale istituzione, diciamo, che si occupasse della cura proprio le relazioni familiari primarie, che si allargavano però a quelle tribali, a quelle comunitarie. Lo spazio era integrato, no? Quindi il gruppo umano, all'origine di poche decine o poche centinaia di persone, poi magari in società un po' più complesse, un po' più articolate, comunque questi gruppi umani erano quelli che per primi avevano a che fare, diciamo, con la cura. Non c'era la divisione del lavoro, non c'era le capacità tecniche di oggi, se non che arrivano, diciamo, più tardi, nelle forme, appunto, man mano che lo sviluppo delle conoscenze o delle rappresentazioni sociali potevano dare. Quello che è interessante però del periodo antico è che, per esempio, è stato messo in rilievo da, appunto, studi recenti, è che c'erano dei miti di cura. La cura era una dea,
la cura era qualcuno a cui riferirsi, a cui chiedere dei benefici, proprio perché la cura era qualcosa di estremamente importante per un gruppo umano. Il gruppo umano aveva bisogno, diciamo, di una protezione, aveva bisogno che la cura fosse riprodotta dentro questo gruppo umano, altrimenti questo gruppo umano si sarebbe sfasciato, sarebbe andato disperso, non avrebbe potuto creare coesione al suo interno. Quindi ci sono dei miti di cura in varie contesti, in varie culture, tra cui quello che Heidegger ha messo in rilievo nella sua opera, una sua opera importante, che era il mito scritto da Igino nel primo secolo del periodo classico, appunto, che fa un racconto su come l'essere umano è stato formato e come cura se ne prende la responsabilità durante il periodo della sua vita. Quindi questa mitopoiesi, questa creazione di miti intorno alla cura, per esempio, ci viene dal periodo classico e ci testimonia della rilevanza che questo tema aveva appunto in queste fasi, proprio per la difficoltà che l'essere umano aveva nel sopravvivere a condizioni ostili con le poche conoscenze che si avevano. In questo periodo conosciamo delle figure rilevanti, come quella di Asclepio, che era, diciamo, che probabilmente era un medico, diciamo, e successivamente diventa un dio, perché è uno di quei personaggi a cui ci si riferiva per trovare appunto salvezza. Asclepio miticamente anche il padre di Igea, Igene, e Panacea, cioè la capacità di trovare rimedio a tutte le problematiche, no? Oltre ad altri figli che lui aveva, c'erano dei templi in cui si andava a incubare la guarigione, non solo a chiedere, ma anche a far propria questa guarigione. Quindi il tempo antico è questo tempo del sacro, della sacralizzazione, del taumaturgo che può dare, diciamo, la salvezza nel momento in cui si perde, in cui c'è una minaccia per la persona. È anche il tempo dell'invenzione del medico, è anche il tempo in cui appunto viene creata una prima figura specializzata, che però è ancora una figura minoritaria, poco esistente, poco diffusa. È soprattutto un medico, potremmo dire oggi, del benessere, un medico che cerca di dare dei consigli per preservare la salute più che intervenire sulle malattie, perché gli strumenti, le capacità erano limitate. E anche il tempo in cui, soprattutto nel periodo classico, oltre appunto alla scuola, per esempio, di Ippocrate, c'è l'idea, la prospettiva della cura di sé che appunto Foucault, di cui parlerà Foucault, che andando a trovare delle testimonianze appunto in questo periodo classico, che era intesa come una capacità di sviluppare la forza, la valenza, il corpo sano, eccetera, ma nello stesso tempo temprandolo con la filosofia, con la saggezza, con lo stile di vita, potremmo dire oggi, insomma. Quindi questo tempo antico ci dà l'idea della rilevanza appunto che la cura aveva in questo periodo. Abbiamo poi la società di mezzo, diciamo il medioevo, l'età di mezzo, in cui ancora le relazioni familiari, parentali, in modi diversi da quelli precedenti, in società più articolate, ma restano primarie, restano importantissime, centrali appunto per assicurare la cura alle società umane. Anche qua, diciamo, c'è una trasformazione della mitologia in una nuova rappresentazione religiosa del mondo, dentro cui l'ama il prossimo tuo come te stesso, la cosmogonia,
complessiva della rappresentazione colloca anche qua il tema della cura, però lo colloca anche divaricando, diciamo, quell'aspetto più spirituale dall'aspetto più della cura del corpo. Si privilegia appunto il primo rispetto al secondo, quindi si crea una sorta di scissione, di dualismo fra questi due aspetti, che tuttavia, diciamo, in qualche modo viene ricomposta da delle nuove istituzioni assistenziali del periodo, le ospitalità, gli ospedali, gli ospizi, che sono attivati, diciamo, da nuovi operatori della misericordia, potremmo dire, con un tema che oggi è ritornato, diciamo, che è stato sottolineato da questo Papa. Appunto, si tratta dei primi ordini, in particolare di quello francescano, domenicano, eccetera, cioè di quelli che appunto si occupano soprattutto dei pellegrini, si occupano di quelli che non hanno posti dove andare nei periodi appunto di bisogno, di malattia, e questa ospitalità è un po' a 360 gradi, cura il corpo, assiste e cerca anche di ritemprare lo spirito. Ecco, certamente il passaggio nelle società moderne, umanistiche moderne, dal 600 con un lungo percorso è diciamo un passaggio molto importante, perché delinea alcuni tratti di quella organizzazione della cura, di quelle professioni della cura che noi oggi conosciamo. È il periodo in cui si tratteggia da un punto di vista etico-filosofico il tema dei diritti umani, il tema della necessità che questi diritti vengano garantiti dalla politica, dall'intervento pubblico, e questa prospettiva sicuramente ha un culmine nelle, diciamo, in varie attività e in varie leggi che soprattutto nel corso del Novecento vengono sviluppate nel primo Novecento, e poi un ritorno nella famosa Costituzione appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio, e nella Costituzione italiana o nelle Costituzioni del dopoguerra. Quindi il tema dei diritti umani e dell'intervento pubblico, che però ha dietro le spalle appunto due o tre secoli di lavorio per arrivare, diciamo, a questo punto. La cura medica nella modernità, appunto partendo dagli studi del 600 sulla circolazione del sangue, arriva a definirsi cura scientifica, fondazione scientifica della terapia, conoscenza approfondita del corpo. E un po' più avanti, soprattutto nel Novecento, l'aspetto della definizione delle professioni prima di tutto mediche, ma poi anche delle varie professioni socio-assistenziali, infermieristiche, ostetriche e tutte le altre professioni che oggi articolano il mondo sanitario. In questa nuova epoca però, appunto, la cura materno-familiare, potremmo dire, non ha più quel primato che aveva in passato, ma diventa in un certo qual senso secondaria o residuale. La centralità diventa la cura sanitaria, la cura collettiva, la cura dei sistemi sanitari. E lo stesso si può dire della cura religiosa. C'è un dualismo nell'Ottocento fra miracolo e attività, diciamo, professionale, che man mano poi si sfuma nel Novecento. Ecco, questo, diciamo, questa struttura che le società moderne ci hanno fornito e che sta nelle nostre spalle, ma che sta ancora nell'attualità, quale problematiche aveva? Un po' ne abbiamo sentito nell'introduzione. Certamente l'intervento pubblico voleva essere un intervento che andava verso un'uguaglianza degli interventi, ma è un intervento che non è riuscito pienamente in questa prospettiva. Anche nei luoghi dove
si è avuto un welfare state migliore, sappiamo che queste problematiche della diseguaglianza non sono state totalmente superate. E contemporaneamente questa, diciamo, questa grande diffusione di interventi però ha lasciato come altra problematica aperta quella della possibile standardizzazione degli interventi, sia per il paradigma, diciamo, scientifico che è stato realizzato, sia anche per il paradigma organizzativo in cui si è operato. Quindi non si è andati verso una personalizzazione a una salute per tutti e per ciascuno, ma piuttosto appunto una salute che fosse diffusa sul territorio ma con strutture similari, con modalità similari, indipendentemente dalle differenze, diciamo, personali. Anche il tema della cura medica ha avuto, diciamo, delle declinazioni che i sociologi hanno sottolineato in termini di dominanza professionale, cioè appunto rispetto alle altre professioni, queste con molta più fatica e con molto più ritardo, le altre professioni hanno potuto affermarsi e far valere uno spazio di autonomia, perché c'è stato all'interno una sorta di gerarchizzazione degli interventi. Non solo, ma c'è stato anche, a partire già dall'illuminismo, una totale avocazione, diciamo, del sapere da parte proprio del mondo medico, della professione medica, con una svalutazione del sapere profano. Quindi non avevamo più una dialettica fra, diciamo, fra soggetti, fra parti, ma piuttosto una specie di monopolio del sapere, un monopolio dell'azione, una guida, diciamo, direzionale e univoca delle azioni terapeutiche. Come è stato detto, poi la professionalizzazione che si è coniugata soprattutto in termini tecnici, anche successivamente nelle professioni assistenziali, ha rischiato o ha portato in molti casi anche a un tecnicismo senza affetti, senza, diciamo, senza specificazione della figura dell'altro, del volto dell'altro, come dirà Levinas. Quindi questa professionalizzazione ha seguito un modello un po' di deumanizzazione, di astrazione, di standardizzazione. A sua volta la cura familiare, appunto, abbiamo visto che è stata è diventata secondaria e quindi ha delegato alle istituzioni, ha delegato al mercato, diciamo, molto di quello che era la cura nelle epoche precedenti. Lo stesso si potrebbe dire qualche cosa rispetto alla cura religiosa, che diventa sempre più una cura, diciamo, trascendente sull'aldilà invece che sull'aldiquà, cioè non più una cura immanente ma una cura, diciamo così, che pensa a un dopo, un oltre, piuttosto che una presenza nel presente. Quindi queste fratture, questi limiti della modernità, noi li abbiamo ancora oggi presenti e stiamo ancora chiedendoci come fare i conti, come superarli. Tanto più che il cosiddetto postmoderno, la società contemporanea, la società che possiamo chiamare planetaria, ci propone delle problematiche aggiuntive, delle nuove situazioni che, se vogliamo, aggravano quelle crisi. Infatti, è stato detto, c'è una sorta di crisi dell'etica della cura, prima di tutto nello spazio personale, nello spazio delle persone. Nel momento in cui, potremmo dire brevemente, diciamo, la maggior parte delle persone è centrata sul proprio successo personale, sul godimento del presente, sulla propria riuscita, eccetera, ecco che le responsabilità reciproche, diciamo, si diluiscono, diventano più deboli, diventano più fragili. C'è anche una crisi dello spazio pubblico, cioè l'etica pubblica
diventa meno forte in termini di diritti, in termini di egualitarismo, in termini di costruzione di una struttura collettiva. Infatti si ha negli ultimi 30 anni, diciamo, una difficoltà di ristrutturazione di questo intervento pubblico. Molte volte si è parlato di tagli, si continua a parlare di tagli, si continua a parlare di un minore impegno, proprio perché sembra quasi che non ci sia più quella spinta dietro importante che aveva portato alla costituzione, appunto, per esempio, dei servizi sanitari nazionali o di tutti gli interventi cosiddetti di welfare. La cura medica a sua volta oggi, con le nuove tecnologie, rischia di chiudersi in una specie di neotecnicismo. Gli interventi sono sempre più complicati, a volte di altissima tecnologia, quindi si dialoga più con le macchine che con il curato, sicuramente. A sua volta la cura familiare di tipo informale invece viene sovraccaricata, cioè paradossalmente oggi, proprio perché c'è una scopertura di tanti bisogni di cura, pensiamo appunto molto alla situazione degli anziani, ma non solo, disabili, varie, tantissime situazioni, no? Qui ciascuno di noi potrebbe trovarsi, bene, si chiede alla persona, alle famiglie, ai familiari di farsi carico più che in passato, proprio nel momento in cui la famiglia invece è in una situazione di difficoltà, delegittimazione e anche restrizione. Ecco, quindi questo scenario che stiamo attraversando in questo momento è uno scenario che è poco favorevole, abbiamo detto, alla cura, per tutti questi motivi, sia per i trascorsi che la società moderna ha lasciato e che non sono stati pienamente sanati, sia per queste nuove problematiche che si sono aperte a livello di cultura collettiva, di organizzazione collettiva. Dobbiamo anche dire però che in questa fase si sono create anche delle novità, possiamo chiamarle dei nuovi processi, nel senso che comunque proprio questa crisi, soprattutto l'ultima fase di questa crisi, questa, diciamo, grande contrazione, come è stata chiamata, che è partita, diciamo, intorno al 2008, ha chiesto a molti del dirsi: ma adesso come si può uscire da questo momento veramente difficile? Quindi vedremo adesso, subito dopo, quelli che ho chiamato i cercatori della cura, cioè ci sono tante persone nel tempo che hanno posto le basi di un nuovo modo di pensare la cura e che hanno fatto delle proposte sia di tipo culturale, etico, filosofico, eccetera, ma anche di tipo operativo. Nell'intervento pubblico in questi ultimi anni è vero che c'è stata una grossa destrutturazione, ma ci sono state anche l'entrata, diciamo, di nuove situazioni, di nuove modalità. C'è stata una parziale riorganizzazione, sono comparse imprese cosiddette no profit e nuove capacità di coordinamento fra gli attori. Molto, diciamo, della domanda oggi è posta sicuramente sulla cura medica. Ecco, si può arrivare, molti oggi parlano di una personalizzazione della cura, sia attraverso strumenti genetici, sia attraverso, diciamo, nuove modalità di organizzazione. È possibile? È una prospettiva? È qualcosa che sta, diciamo, nell'immediato davanti a noi? Quindi, diciamo, la situazione è sicuramente in evoluzione. Per esempio è in evoluzione perché abbiamo oggi tante nuove professioni della cura che hanno ottenuto una parziale autonomia dopo molto tempo, diciamo, in cui questo non accadeva, e quindi si tratta di organizzare un campo della cura che è molto più articolato in termini di professioni, di tecnologie, di organizzazione. Salto qualche cosa e andiamo un po' a questo punto di passaggio. La domanda è: stiamo andando verso delle società della salute? Ci sono appunto degli autori che sostengono che comunque la salute nella nostra epoca
continua ad essere estremamente importante. Forse se le politiche neoliberiste che negli ultimi 30 anni sono andate avanti non hanno avuto quel successo che pensavano di avere, è perché comunque c'è stato una forte resistenza, c'è stato comunque una forte interesse a mantenere una struttura collettiva che facesse da riferimento. Quindi da una parte c'è pessimismo per quello che è successo, ma ci sono anche tentativi di ristrutturazione, di ripensamento, e c'è una resistenza, io credo, anche delle persone. Soprattutto c'è un modo di guardare la salute che non guarda solo alla sanità, ma lo guarda in un senso più ampio, come per esempio cura di sé, come salute piuttosto appunto che solo sanità. Quindi la prospettiva per il futuro quale può essere? Ecco, se parliamo della cura, per come ne abbiamo parlato fino adesso, diciamo così, si può parlare della cura in diverse accezioni effettivamente, cioè come cura, come capacità, è stato detto di cure, cioè una capacità tecnica, una capacità di guarigione rispetto alle malattie, che ha, diciamo, le sue origini nella cosiddetta cura paterna, cioè in quella cura, diciamo, che metteva in rilievo gli interventi, l'attività, il fare. Dall'altra, una cura appunto dell'assistere, dell'essere vicino, del prendersi cura, appunto, che è cura materna. Però abbiamo sentito anche di altre forme come la cura fraterna e l'autocura. Oggi, diciamo, il problema è come combinare, tenere insieme le modalità contemporanee di queste varie forme di cura, e magari ne parleremo più avanti. Ecco, c'era il tema del fraterno, che apparentemente è un tema inattuale oggi, e in parte sicuramente è così. Cioè oggi siamo in una società veramente strana, no? In cui sicuramente non abbiamo quel fraterno che la rivoluzione, diciamo, i padri della rivoluzione francese immaginavano: égalité, liberté, fraternité. Ecco, la fraternité durante il moderno è rimasta secondaria, casomai ci sono state delle grandi lotte fra le tendenze più liberiste e le tendenze più socialiste o comuniste, cioè l'uguaglianza e la libertà. La fraternità è rimasta un po' la terza gamba mancante, la terza gamba minore. Oggi forse ancora di meno potremmo parlare di fraternità, ma proprio questa mancanza oggi la fa più urgente, perché credo che indubbiamente abbiamo, io lo chiamerei una specie di paritarismo ineguale, cioè abbiamo una sorta di considerarci tutti allo stesso livello, ma nello stesso tempo chi è più bravo, chi è più capace nella concorrenza va avanti, no? Cioè questa difficoltà di conciliare queste due dimensioni. E questo addirittura sulla scena internazionale diventa una escalation violenta fra persone che non vogliono, diciamo, perdere il passo, che non vogliono essere sopraffatte da altri, e per cui si scatena, diciamo, un confronto addirittura guerresco, come nella scena collettiva odierna. Quindi ho messo questi due pugni che si confrontano, non si riesce, quella fraternità, diciamo, è proprio l'aspetto che sta dall'altra parte della medaglia e che sembra mancare di più. Ecco, tuttavia, proprio per questa mancanza, il tema della cura oggi costituisce una sfida importantissima, perché è una via attraverso cui io credo che una società fraterna può mettere, diciamo, dei passi, può mettere dei tasselli, perché oggi la cura, la nuova cura, come dicevo, diventa e viene richiesta di essere, soprattutto di svolgersi a livello di paritarietà piuttosto che di asimmetria,
perché non ci va più il vecchio medico, per così dire, che dall'alto del suo sapere ci guida in un modo univoco, perché appunto ci aspettiamo invece di co-creare i percorsi della nostra cura, per esempio. Vogliamo dialogare, vogliamo essere corresponsabili con questo medico, pur nelle differenze di competenze, di capacità o di responsabilità. Quindi la nuova cura, le nuove modalità sono, diciamo, qualche cosa che può aiutare a generare quella società che ci manca, per così dire. Ecco, dicevo che certamente questa mancanza di cura, di etica della cura, di cultura della cura, questa mancanza di fraternità è stata rilevata da molti da molto tempo, e quindi c'è stato uno scavo a livello filosofico, etico, politico, sociologico, come vedremo brevissimamente, diciamo già da tempo, delle proposte di ripensare la cura. Ho fatto già alcuni riferimenti, per esempio ad Heidegger, che è una specie di classico ormai, Essere e Tempo, in cui dice l'esserci ontologicamente inteso è cura. Cioè noi, quando veniamo al mondo, per così dire, se vogliamo esserci, se vogliamo creare il nostro modo di essere nel mondo, dobbiamo interagire con questo mondo, dobbiamo prenderci cura di un nostro pezzo, nucleo, spazio di mondo, perché altrimenti non riusciremo ad essere pienamente noi stessi, non riusciremo a vivere, diciamo, nella nostra potenzialità, ecco questo che capisco da Heidegger. Quindi lui ha fatto anche questi riferimenti al passato, dicendo appunto dobbiamo educarci alla cura, dobbiamo ripensare le basi nella contemporaneità della cura. Ho accennato a Foucault il tema della cura di sé, che diciamo nel suo pessimismo, in cui c'era un controllo totalitario anche nella modernità, però lui trova proprio nella cura di sé le basi, diciamo anche morali, di una autonomia del soggetto. Levinas, che parla dell'altro, del volto dell'altro, come fondativo dell'etica, e Ricoeur, che in qualche modo lo riprende e che parla appunto della cura come sollecitudine, come diciamo qualcosa che sta in modo simmetrico e reciproco fra le persone. È il primo che annuncia in modo esplicito, direi, quest'idea che la nuova cura della nuova epoca è una cura fraterna, una cura della reciprocità. Vi ho lasciato anche una citazione in cui lui mette insieme appunto la capacità di cura interpersonale e reciproca con una visione della eguaglianza e della giustizia, cioè i due aspetti, diciamo, si connettono in modo molto forte, ecco. E credo che sia, diciamo, ho messo questa citazione perché mi è sembrato l'autore che più appunto annuncia questa nuova formulazione della cura. È di Stein poi, per esempio, che evidenzia gli aspetti emotivi, emozionali, dell'empatia rispetto all'altro, quindi dello stabilire un rapporto anche quando si fa un lavoro tecnico, mediato sempre dalla comunicazione, dalla capacità di relazionarsi con l'altro, quindi la cura che diventa appunto relazione, comunicazione, dialogo, dialogicità, come dice lo stesso Ricoeur, e così via. Quindi tutta una serie, diciamo, di correnti filosofiche che hanno formulato la cura come un tema forte, come un tema anche nuovo, di cui magari in molta parte della filosofia antica non aveva dato conto, non si era occupata. Certamente però oggi noi siamo molto debitori rispetto al tema della cura della riflessione cosiddetta di genere, della riflessione delle donne, della riflessione femminista. Carol Gilligan appunto parla per la prima volta di un'etica della cura distinta, se non contrapposta, con un'etica della giustizia.
L'etica della cura, appunto, è un modo diverso di guardare la persona, non è semplicemente di fare parti uguali, diciamo, dove di ripartire il patrimonio comune fra le varie persone, ma è anche occuparsi, appunto, specificatamente delle persone per quanto ne hanno bisogno, per quanto sono necessitate. La Nordics che dice, appunto, la cura dovrebbe essere sorgiva in ciascuno di noi perché noi siamo stati accuditi, è una diversa versione rispetto a quella di Heidegger. Ciascuno di noi è stato curato dalla nascita, nel periodo dello sviluppo, eccetera, eccetera, e dovrà restituire questa cura. La Rudiger dice che, appunto, l'etica della cura viene generata dal pensiero materno, dal pensare materno, cioè da un amore attento e pieno di fiducia nell'altro. Quindi queste tematiche, che erano tematiche secondarie a livello di riconoscimento sociale, questa corrente li mette in evidenza. Anche se forse il limite di questa corrente è quello di pensare la cura solo come prendersi cura, come cura familiare, potremmo dire, come cura della donna, soprattutto nei vari momenti della vita del bambino o del vecchio, eccetera. Tanto è vero che ci sono altre donne, la Joan Tonto per esempio, o la Nussbaum, che appunto pongono la cura all'interno di un discorso di giustizia e di cittadinanza. Quindi, che non vedono la cura semplicemente, appunto, come il luogo del materno, ma vedono come il luogo della nuova cittadinanza. Per esempio, appunto, la Martha Nussbaum, che parla della fioritura umana che è necessario assicurare, che è bene assicurare, per esempio in situazioni di disabilità e di dipendenza. Proprio la cura riesce a colmare in parte almeno dei gradini che altrimenti portano all'esclusione, portando invece alla cittadinanza tante persone che altrimenti non potrebbero appartenere o collaborare in questa cittadinanza. Vado un po' veloce, naturalmente, poi se ci sono delle domande approfondiamo ci sono anche delle altre correnti, ecco, delle altre correnti che secondo me sono importanti sul tema della cura, e ho messo qua in testa il tema dell'etica planetaria. Ho messo qualche nome, Ernesto Balducci, per esempio, o Leonardo Boff, che teorizzano questo nuovo elemento, questo elemento fra quelli che dovrebbero appartenere a una nuova prospettiva di etica planetaria o mondiale, come dice Hans Küng, che aveva fatto proprio un progetto per un'etica mondiale, no? Cioè, fra le varie culture, fra le varie religioni, dovremmo metterci d'accordo su una serie di principi basilari e validi per tutti gli esseri umani, al di là delle differenze. E questo oggi sentiamo come c'è questa enorme urgenza, no? Come, diciamo, il nostro mondo, con la sua globalizzazione, la planetarizzazione, ci richieda un nuovo orientamento. Edgar Morin, per esempio, anche lui parla di identità planetaria sostenuta da un'etica della comprensione e della reliance, cioè del riferimento e della fiducia nell'altro. Cioè, lui dice, anch'esso bisogna trovare dei valori comuni, diciamo, intorno a cui orientare le diversità che restano. Vale la pena di citare anche l'ultima enciclica, l'ultimo scritto di Papa Francesco, appunto Laudato Si', che ha come sottotitolo, come saprete, sulla cura della casa comune, che è stato detto, parla sì del tema dell'ecologia, parla del tema delle disuguaglianze, ma parla di molto di più. Io ho messo qua una serie di citazioni che sarebbe bello leggere, magari se riuscite. Leggo solo l'ultima, che
dobbiamo incoraggiare una cultura della cura che impregni tutta la società. Cioè qua per la prima volta e finalmente direi che quel sogno di un rilancio della cura, di una ricreazione delle basi etiche, direi anche estetiche, mitologiche della cura, ecco, questo Papa, diciamo, le sta sentendo e le sta riproponendo. Ecco, questo quindi è un segno molto interessante, molto importante secondo me dei nuovi tempi e del fatto di questa esigenza che sta maturando un po' alla volta nella nostra epoca pur in crisi. Ultimo accenno, diciamo, a qualche contributo che anche la sociologia, visto che sono in questo campo, ha fatto. Molti di voi avranno sentito parlare appunto di Bauman, per esempio, sui soggetti che non vengono presi in cura, sui soggetti marginali, sugli scarti, di cui anche il Papa parla spesso, appunto prendendo, credo, questa tematica proprio da Zygmunt Bauman. Ci sono stati diversi altri autori come Goffman, ricorderete dove volò il nido del cuculo, in cui si parlava dei manicomi, degli internamenti, delle persone appunto che venivano segregate e che ancora oggi è un dato di attualità. Ci sono altri stati, altri studi sull'importanza del sapere profano, sull'importanza della self-care, sull'importanza di combinare la cura formale e informale nei sistemi di cura, sull'importanza di coordinare le professioni di cura. Cioè ci sono stati diversi contributi, diciamo così, sociologici a un ripensamento, a una complessificazione del pensiero proprio sulla cura. Quindi se oggi noi oggi possiamo, diciamo, guardare in modo diverso la cura, è perché abbiamo alle spalle appunto una ricerca filosofica, una ricerca etica, una ricerca culturale e anche una ricerca sociologica che ci dice che una nuova cura è possibile. Quindi da questo percorso, da queste suggestioni, quali insegnamenti trarre? E poi andremo verso la conclusione. Ma certamente che abbiamo bisogno di una nuova etica e io dico anche estetica della cura, un nuovo piacere della cura, un nuovo senso della bellezza della cura. E mi sembra che, per esempio, l'enciclica sia un segno importante che va in questa direzione, cioè non è solo un imperativo morale, è una nuova esigenza che nasce da dentro, è un nuovo modo di guardare un mondo diverso appunto nelle relazioni fra natura e uomo, ma anche fra gli uomini. Abbiamo bisogno di investire sull'educazione alla cura di sé e degli altri. Io credo che oggi i nostri giovani sentono la mancanza di questo tema, di testimoni, di scelte, di investimenti in questa direzione. Quindi ci lamentiamo a volte appunto della mancanza di attenzione per il bene pubblico, per lo spazio pubblico, per la sollecitudine verso gli altri, eccetera, tutte cose vere, ma che derivano da un contesto sociale in cui il tema dell'educazione alla cura di sé e degli altri non è un tema centrale, mentre invece io credo che i tempi nuovi richiedano un investimento a partire da lì, a partire proprio dall'educazione. Curare, abbiamo detto, non è solo un agire, e soprattutto non è solo un agire tecnico, ma è un porsi in relazione, in comunicazione. Quindi questo tema della relazione, della comunicazione, è il tema che dà anche qualità alla cura e lo può dare in modo particolare all'interno di una prospettiva appunto di cui Ricoeur è stato testimone, una prospettiva cosiddetta dialogica o fraterna, perché questa è quella che valorizza l'autonomia e la dignità del curato. Noi oggi sentiamo la richiesta, diciamo, che viene
per esempio con parlando del fine vita, dell'esigenza di partire dall'autonomia e dalla dignità della persona e quindi del rispettarla in tutte le fasi, comprese le fasi terminali. Abbiamo che la cura oggi è articolata in varie forme, in varie modalità, abbiamo bisogno di ricomporre queste forme, queste modalità, di far cooperare gli attori della cura, quindi di costituire dei sistemi di cura complessi, professionali, non professionali, fra le diverse professioni, e far entrare dentro questi sistemi di cura la self-care, l'autocura della stessa persona che viene curata. Quindi anche il curato può contribuire alla propria autocura. Quindi che cosa dire, diciamo, abbiamo un po' anticipato i temi appunto con cui volevo lasciarvi. Oggi abbiamo forse la possibilità di pensare, di organizzare e di sperimentare delle nuove modalità di cura. Bisogna combinare nella cura, perché sia una cura qualitativa e complessa, una pluralità di dimensioni, certamente quelle terapeutiche insieme con quelle assistenziali, quelle relazionali con quelle affettive, quelle etiche con le problematiche organizzative e cooperative. Quindi fare sistema fa diverse forme di cura, fa diversi saperi, fa diversi attori, fa diversi servizi. E creare, diciamo, dei processi, degli percorsi. La cura non si fa in un momento, non si fa in un ambiente, ma si fa attraverso, diciamo, un andare, un camminare, un entrare, diciamo, nei diversi momenti del tempo e anche nelle diverse età della vita. Quindi la cura è un sistema complesso che ha bisogno di nuove idee, di una nuova cultura della cura, ha bisogno di modalità e di qualità di cui abbiamo parlato e che sono state un po' illustrate, ha bisogno di organizzazioni adeguate, ha bisogno di istituire delle relazioni, di pensare la cura soprattutto come relazioni sociali composite, con, diciamo, una nuova formulazione e formazione delle professioni di cura. Quindi, diciamo, questa figura così, chiudo con questa, forse la cura che stiamo aspettando e che ci può aiutare è questo sistema di cura in cui la persona non è solo al centro, ma è anche protagonista, è anche attore, insieme con altri attori responsabili appunto della cura, della care, del caring e della self-care. Quindi questo sistema ideale, composito, ecco, può riprodursi in vari momenti, in varie fasi, in varie attività del nostro prenderci cura reciproco. Quindi è con questa, diciamo, prospettiva che vi lascio e chiudo questo intervento. Grazie mille al professore che ci ha offerto un'analisi ricchissima della cura, e ora la parola è a voi e alle vostre domande. Buonasera. Chiedo cortesemente, farò non domande, più che altro ciò che lei ha illustrato delle domande proprie, mi sarebbe difficile farle, però vorrei aggiungere, se aggiungere è, ciò che lei ha detto in breve tempo. E parto nel dire appunto il dolore, tutto quello che lei ha raccontato, il modo diverso della fraternità, in una maniera molto schematica di presentarsi. Ecco, ricordo che non più tardi di 50 anni fa feci quella che allora era chiamata un'orografia ascendente, che fa parte della salute, e forse la ricorda ancora, sicuramente la ricordo. Cioè non c'era nulla di accompagnamento
di fraterno in una stanza fatta, un dolore che lasciamo perdere. Poi ebbe purtroppo la sfortuna un anno e mezzo fa di ripeterla. Quando mi dissero, guarda, lei dovrebbe fare la cistoscopia, dico no, io vado a casa, sai, non ne faccio. No, mi credo, guardi che è una cosa diversa. Allora, pieno di gentilezza, un accompagnamento avuto veramente meraviglioso, dice, vedrà che lei non soffrirà più. Ma come non soffro più? E che la feci e veramente di questo non sentì nulla. Allora ebbe lì, cioè il cambiamento di dire com'era e com'è ora. Un'altra cosa che vorrei chiedere per il fatto della fraternità, una volta al medico, io abitavo in un borgo qua a Parma, veniva alle 11 di sera che c'era la nonna nel periodo invernale con le bronche polmonite, veniva a picchiare il battacchio e veniva a vedere alle 11 di sera com'era la situazione di questa paziente. Invece oggi si va là giustamente, perché ci siamo anche in tanti, dove più che medici saranno, però è tutto un certificato, giriamo da una parte e dall'altra e c'è questa abitudine. Eccolo, poi vorrei chiedere, questa è la domanda, a Parma da non tanto tempo abbiamo un hospice. Cioè, perché ho letto anche che l'Italia, fra le tante nazioni, è stata l'ultima, insomma, che uno per morire doveva soffrire, perché altrimenti non era morte, quella era una delizia. Adesso invece che ebbe purtroppo il modo di andare per un caro amico, oltre il conforto, vedendo che la persona che anda avanti, la vita può essere di pochi giorni, poche settimane, ugualmente vedo che entrano non il professore con quella pomposità di una volta che mi dà un fastidio a me, che le baronie, no? Infatti ero dentro e disse, no, ma lei rimanga, perché vuole uscire? Rimanga. Allora disse, come andiamo oggi? Le fa male, sì, per dire veramente, i 3 giorni canonici, ma morì questo. E invece un'altra cosa sulla fraternità. Io dico, in quelle persone che operano nel settore della psicologia, nella psichiatria, molto probabilmente, oltre a conoscere la materia che vanno a sviluppare e vanno ad esercitare, ma secondo me devono avere molta fraternità. Ecco, questa forse è anche un'altra domanda o una domanda che faccio a lei. La ringrazio. C'è un aspetto che mi sembra problematico, molto problematico, un po' nella relazione che è stata fatta, ed è rappresentato dal punto in cui parli di un nuovo sistema, appunto, di cura che deve passare attraverso, dici, la cooperazione dei vari attori sociali. Io non so se questo tu l'hai detto come dire, registrazione di un dato di fatto, di un processo che è in atto, o se lo condividi. E mi sembra un elemento molto importante, perché io credo che oggi noi siamo in presenza dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale in Italia, e che era molto avanzato, che era un sistema che, con tutti i limiti tecnici, di mancanza di cure, eccetera, era però un sistema che garantiva, l'universalità della cura a tutti. Cioè, era il sistema in assoluto più egualitario, che oggi viene sostituito, guarda caso, appunto, da una molteplicità di attori, nel senso che viene meno il welfare, così come era stato concepito, a favore di che cosa? Di forme private di assistenza e di cura che non sono affatto meritorie di essere associate alla cura e non hanno affatto, io credo, dei meriti in questo senso, perché sono le assicurazioni, le grandissime
assicurazioni private che oggi forniscono pacchetti sanitari integrativi in deroga a quello che appunto il servizio sanitario non dà più o dà in tempi troppo lunghi o con ticket oggi ancora troppo elevati, grandi assicurazioni, ma grandissime, cito Unipol tanto per non fare un nome, cito la grande Coop Nord Emilia eccetera, che offrono pacchetti sanitari che creeranno una differenziazione pazzesca tra chi, tra gli esseri umani di serie A e gli esseri umani di serie B. Ti chiedo, hai fatto una fotografia del processo o lo condividi? Un altro, se no rispondiamo a queste due intanto. Ma per quanto riguarda il primo intervento, ci sarebbero molti commenti, diciamo, da fare. Certamente lei ha detto si nota una differenza che deriva forse dalle tecnologie, che deriva però dietro le tecnologie, per esempio sul controllo del dolore, certamente c'è un'impostazione che cambia. Proprio negli hospice, anche la stessa creazione appunto di questi hospice è stata, diciamo, il frutto di un percorso, perché per molto tempo, diciamo, gli hospice sembravano rappresentare una specie di fallimento della medicina, cioè la medicina quando non aveva più niente a che fare, non sapeva più cosa fare, diciamo, se ne disinteressava della persona, mentre l'hospice è stato, diciamo, una di quelle innovazioni che sono venute fuori dalla società civile, soprattutto, diciamo, dall'associazionismo, dal volontariato, ma che poi sono state anche parzialmente assunte e che ha dato dei nuovi luoghi per valorizzare, potremmo dire, anche le fasi terminali della vita. Così come lei testimonia che c'è stato anche la possibilità nel suo esame, per esempio, di avere delle persone più gentili di quanto non fosse successo anni fa. Magari è stato un caso favorevole, però è anche vero che ci sono oggi, questa esigenza è comunque sentita, che poi non tutti la pratichino può essere vero. Sul tema dell'organizzazione, diciamo, per esempio, dei medici di base, dei medici di famiglia e così via, certamente sarebbe un discorso un po' lungo da fare. Il fatto appunto che molti medici siano diventati quasi, diciamo, degli ufficiali di stato civile o non lo so che cosa, siano un ufficio che si apre ad ore e che non si occupano, diciamo, a tempo pieno delle persone affidate. Oggi c'è anche su questo punto, diciamo, una proposta di riorganizzazione che sono le case della salute, cioè il pensare a un'assistenza appunto più di lunga durata, delle 12 ore durante la giornata o addirittura delle 24 ore. Vedremo se funzionerà e se saprà coniugare appunto la durata con anche la qualità della relazione. E per quanto riguarda invece la seconda domanda, forse c'è stato un equivoco, diciamo, perché io parlavo di cooperazione soprattutto, per esempio, fra dimensione professionale, dimensione non professionale e soprattutto cooperazione fra le professioni nel momento in cui cade la dimensione della gerarchica, della dominanza medica, cioè che oggi, diciamo, siamo a metà del quadro. Ci sono ancora sentenze che vanno in una direzione, sentenze che vanno nell'altro, però comunque nel momento in cui le professioni infermieristiche, fisioterapisti, ostetriche eccetera hanno guadagnato un loro riconoscimento, una loro autonomia, si pone il problema di una nuova regia, di una nuova forma organizzativa che non è più quella del primariato gerarchico, diciamo, di una volta. Questo soprattutto all'interno, diciamo, del sistema pubblico. Ecco, io sono anch'io
sono di quelli che ancora pensa che il sistema sanitario nazionale debba non solo essere salvato, ma possa oggi essere nuovamente rilanciato e ristrutturato. Certamente, appunto, il neoliberismo per 30 anni ha continuato a tagliare, a procedere con tagli lineari, però non tutto, diciamo, è andato perso. Ancora oggi, se siamo in questa situazione, perché probabilmente molti pensavano che in 10 anni saremmo arrivati allo smantellamento, appunto, a queste assicurazioni private, che sicuramente oggi stanno ritornando a operare in Italia, però ci hanno anche tentato in passato, non lo so, ecco, come andrà a finire. Anche recentemente c'è stato anche a Bologna, per dire, un convegno su Salviamo il Servizio Sanitario. Siamo indubbiamente a un crinale, perché non si può più tagliare più di tanto, eccetera. Anche se c'è un problema, mentre si rilancia il servizio, anche di una riorganizzazione, perché in passato sicuramente avevamo una struttura più, diciamo, in cui si investiva di più, però è anche vero che questa struttura, se pensiamo a quello che è successo al sud, quello che è successo al centro e non solo, in parte anche da noi, sappiamo, diciamo, che molti hanno mangiato, molti ci sono stati degli sprechi, questa organizzazione, diciamo, universalistica non è andata avanti dappertutto in tutti i modi, e questo era stato un problema. In più, all'interno di questa struttura universalistica, per esempio, la dominanza medica, il paradigma medico, i modi di pensare la cura prettamente medici, di cui abbiamo parlato, tradizionali, se non altro, hanno continuato, diciamo, a farla da padrone. Quindi, nel quel momento in cui si pensa a un nuovo orientamento e una nuova difesa, però bisogna anche pensare che la gente oggi chiede, appunto, di istituire delle relazioni di cura più complesse. Io credo che dentro al servizio, con le professioni di cura, eccetera, sia possibile, però ci vuole una forte spinta, una forte etica, una forte cultura, un forte rilancio in questa direzione, e allora, diciamo, queste, chiamiamole, minacce saranno realizzate ancora una volta. Io spero che sia possibile, insomma. La ringrazio innanzitutto per la sua presentazione molto interessante, e le volevo semplicemente dire questo, che seguendo la sua presentazione ho pensato all'inizio che il tema fosse sostanzialmente quello che riguarda il rapporto terapeutico tra medico e paziente, con tutte le sue sostanziali conseguenze e involuzioni. E poi, procedendo nella presentazione, anche grazie alla ricchezza dei riferimenti culturali, filosofici, sociologici che lei ha fatto, mi è sembrato di poi cogliere come conclusione finale che il tema della cura va ben oltre, a un orizzonte molto più ampio che non sia strettamente legato al rapporto medico-paziente in senso lato, ma che riguarda sostanzialmente la responsabilità di cittadini, di persone che vivono in questo villaggio globale che è il mondo di oggi. Mi è venuto in mente lo slogan politico I care, che proprio rappresenta questa spinta, questo emergere di un'assunzione di responsabilità che impronta non soltanto i rapporti, come dire, tipicamente professionali del medico e del paziente, ma poi le relazioni, i rapporti che ci legano al resto del mondo, quindi ben oltre all'ambiente familiare, dell'amicizia, del lavoro, ma che in qualche modo ci fa sentire membri di una collettività molto ampia che è il mondo di oggi. Grazie. No, credo che lei abbia colto bene, insomma, io non volevo, appunto, parlare solo del tema medico-paziente, questo era uno dei temi possibili, sembrava quello più ovvio, però io penso che, appunto, oggi abbiamo bisogno
di una cultura della cura in senso molto ampio, che vuol dire appunto capacità, come diceva Foucault, di prendersi cura di se stesso come base, diciamo, dell'etica e come base del rapporto con gli altri, quindi di questa situazione di reciprocità. Quindi bisogna ricominciare da un punto di vista educativo appunto a un'educazione alla cura, dico io, delle giovani generazioni, perché il problema di questa crisi, di questa carenza, che poi si vede anche sul piano pratico, cioè noi oggi avremmo la possibilità di dar lavoro a un sacco di gente, con tutte le persone che hanno bisogno di cura, voglio dire anziani, disabili, immigrati, situazioni le più varie, eccetera, eccetera. C'è un bisogno di cura che non viene coperta, ma perché non c'è l'interesse delle persone, perché si vedono le persone più da altri punti di vista, insomma, per cui quello che dice Baum, che dice il Papa, questi scarti umani che formano le nostre periferie del mondo, ma che vediamo tutti i giorni, insomma, davanti a noi e intorno a noi, questo credo che sia il problema di fondo. Poi all'interno ci sta sicuramente, con le sue specificità, diciamo, la cura terapeutica, che però anche quella ha bisogno di essere profondamente ricomposta e ripensata, perché abbiamo bisogno e abbiamo ormai l'esigenza di una personalizzazione di questa cura, di ripensare queste relazioni medico-paziente in termini cui oggi tutti ci aspetteremmo. Quando non avviene questo, e non avviene in molti casi, siamo delusi, ma ce lo aspettiamo. Ormai le persone sono mature, diciamo, in questa direzione, quindi abbiamo bisogno, sia negli spazi pubblici, ma in tutte le articolazioni dei sistemi di cura, fosse anche la badante, fosse anche i vari luoghi dove la cura avviene, a domicilio appunto, eccetera, abbiamo bisogno di persone che si pongano in reciprocità, che si pongano in questa nuova prospettiva, diciamo, rispetto invece al vecchio primario o chi per lui, insomma, chi esercita la cura spesso l'esercitava come autorità, dominio, dominanza, asimmetria, eccetera, con tutti gli effetti negativi che questo portava. E questo credo che oggi sia inaccettabile, non sia più nella cultura comune una cosa di questo genere. Quindi anche nella ristrutturazione, nel ripensamento dei servizi, compresi quelli pubblici, in particolare quelli pubblici, ecco, questo dovrebbe combinarsi sia la dimensione della reciprocità con la dimensione dell'organizzazione egualitaria, diciamo, sono due aspetti che, lo diceva anche Ricco, devono stare insieme, cioè l'uguaglianza e la fraternità devono stare insieme. Grazie ancora una volta al professore. Io vi do appuntamento lunedì prossimo con Franco Riva, che ci parlerà di solidarietà e responsabilità. Grazie.